Senza federalismo fiscale, la spesa pubblica cresce perché lo Stato non dimagrisce nei propri apparati, nonostante abbia ceduto ampie competenze legislative e amministrative a regioni, province e comuni, che a loro volta non si responsabilizzano pienamente. Ecco perché il federalismo fiscale rappresenta un traguardo da tagliare in tempi rapidi. Queste le parole del presidente della provincia di Pesaro Urbino, Palmiro Chielli, all'apertura del convegno dedicato al federalismo fiscale nell'Europa dei cittadini e dei territori, ospitato nella Sala Pierangeli di via Gramsci. L'iniziativa promossa dalla provincia di Pesaro Urbino sul federalismo fiscale, sulla cittadinanza europea e i rapporti che le autonomie locali hanno in Europa con il proprio Stato nazionale è quella, diciamo, dell'applicazione dell'articolo 119 alla Costituzione, cioè risorse adeguate ai territori per risolvere compiti, ruoli e funzioni, e che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che avrà un suo iter, che prevede 2 anni di decreti legislativi per attuare gli obiettivi che il Parlamento vorrà. Credo che sia un fatto importante, quel che è importante è che non sia solo un fatto propagandistico. Cioè, lo slogan federalismo vuol significare più risorse per i territori in maniera omogenea nel territorio nazionale, nord, sud e centro. In quest'area del paese noi riteniamo che le risorse siano altamente inadeguate e quindi chiediamo di metterci nelle condizioni di poter assolvere i compiti come avviene in altri paesi europei. Le autonomie locali hanno compiti, ruoli e funzioni, spendono di meno e danno più servizi ai cittadini. A sostenere il modello di un federalismo fiscale con fondo perequativo, ovvero un federalismo solidale, sono stati, accanto ad Ucchielli, il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli ed i parlamentari Massimo Vannucci e Oriano Giovannelli, che hanno colto l'occasione per sottolineare la vaghezza del disegno di legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Il presidente Ucchielli ha inoltre rimarcato il ruolo dell'amministrazione centrale, che non dovrebbe tenere per sé risorse che non ha più, invocando un confronto vero e serrato tra lo Stato e le autonomie territoriali, per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, che riconosce con chiarezza il principio del federalismo fiscale. Pensiamo che sarà utile confrontarsi sia sul versante del decentramento di funzioni gestionali dal centro alla periferia, e dall'altro su un confronto tra i costi storici e i costi standard, cioè per evitare che si puniscano i risparmiatori e si premino invece gli scialacquatori. Io penso che da questo punto di vista i segnali che vengono dal governo purtroppo sono in controtendenza con un federalismo che non imbarazza certamente la regione Marche, che è tra le 7 regioni in credito tra entrate e spese nei confronti dello Stato. Purtroppo vorrei accennare a 3 titoli su cui le risorse gestite dal Comune, Provincia e Regione nelle Marche sono in riduzione. La sanità, i servizi sociali, il trasporto pubblico locale, sia nella componente su ferro che nella componente su gomma, sono in forte riduzione. Non vorrei appunto che si trattasse prevalentemente di una partita diciamo mediatica con scarsi effetti concreti. Il convegno mi pare che voglia accompagnare il processo federalista, aumentando la consapevolezza degli amministratori e delle popolazioni locali, perché al processo del federalismo venga accompagnato un concreto decentramento delle risorse disponibili.